Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, vi ringraziamo, siamo felicemente qui per la presentazione del cortometraggio Ritorno al presente di Max Nardari. Io sono Marta Zaiporetti, mi trovo qui in qualità di giornalista, ho già visto questo corto, voglio fare il critico veramente per un minuto, vi invito ad apprezzare l'ironia e veramente una componente che ricorda tantissimo la migliore tradizione della commedia italiana, ovvero l'intrattenimento, il divertimento intelligente dove ci sono tante risate ma c'è anche un'idea, un pensiero che lavora e che continua a restare con noi anche dopo la fine del corto. Ci sono le nostre nevrosi, quelli di tutti, un po' schiavi dei social e della tecnologia, c'è una grandissima attrice protagonista che è Daniela Poggi, che credo abbia veramente offerto una prova eccezionale sia nello smarrimento di questa donna bellissima che però si è addormentata, è andata in coma, che era una ragazza giovanissima e quindi non riconosce il proprio volto allo specchio, e poi lo smarrimento estremo di chi non ha visto nulla dell'internet, degli smartphone, dei social, e si trova circondata da automi. Quali siamo poi noi tutti oggi? Ci sono poi anche Attilio Fontana, fantastico, in un personaggio estremamente cinico e molto buffo, Clizia Fornasier, e poi vorrei fare tanti complimenti al regista perché in questo cortometraggio c'è una cura formale del dettaglio a livello del profilmico, scene, costumi, che è veramente stupefacente, soprattutto insomma, rispetto agli standard medi del cortometraggio in Italia. Spero di essere stata abbastanza breve e a questo punto cedo la parola all'autore di Ritorno al presente. Grazie Marta, grazie, veramente hai detto delle cose bellissime. Io ci tengo a dire che è stata anche una produzione con la mia società, questa è la cosa difficile, no? Riuscire a arrivare dalla scrittura e da una chiacchierata con Daniela, informale, da una risata con Daniela su questo mondo folle in cui siamo arrivati, questa situazione così di dipendenza dai social, siamo arrivati alla realizzazione nel Veneto ed è qui che lo presentiamo, questo cortometraggio che appunto, come hai detto tu, ha voluto raccontare in maniera ironica e divertente un tema che è molto profondo e molto importante, che è quello della dipendenza che abbiamo dai social network. Fanno bene i social network, non fanno bene, dipende come li utilizziamo. Lo scopriremo in questo cortometraggio che presentiamo qui in anteprima a Venezia, quindi è importante per innanzitutto questa sala. Ringraziamo Mara Giacomini Immobiliare e Juan José Navarro che hanno gentilmente creduto in questo progetto, come ci hanno creduto i nostri sponsor Gigi Gazzotti, De Per Arredo, Andrea Casagrande con l'Italico e poi Cinzia Sommariva col marito per il Prosecco e anche Alessandra della Aesthetic Studio. Quindi ho ringraziato tutti gli sponsor, la Regione Veneto, Venezia, perché io sono veneto e quindi ci tenevo tantissimo, e quindi lascio la parola alle immagini, dopodiché faremo talk show tutti insieme. A fra poco con Ritorno al presente. Attrice Palmira Cordellazzo, dopo ben 30 anni, si è miracolosamente risvegliata dal coma. Te l'ho passata la finestra, amore mio! Palmira! Parto da Daniela Poggi. Sei esilarante e bellissima in questo corto. Come ce lo racconti tu questo personaggio? Anche magari, no? Quei retroscena, quel lavoro che si fa sotto traccia tra le righe dell'attore che magari immagina passato, presente e futuro di un personaggio anche al di là di quello che noi vediamo sullo schermo. Ma non è stato facilissimo, anche perché la mia paura era un po' appunto di essere over l'età giusta per interpretare i 30 anni di passaggio dalla giovane attrice al risveglio dal coma, quindi poi sono sempre talmente ipercritica con me stessa e quindi c'era un po' la paura appunto di non essere sufficientemente giovane. Dall'altra parte tornare alla commedia è stato per me come veramente un triplo salto mortale, perché da
insomma, negli ultimi 10 anni, bene o male, ho interpretato soltanto film con tematiche molto impegnative, alcune delle quali particolarmente drammatiche. In questo caso volevo che il mio, non solo la battuta risultasse divertente, ma dovevano esserci le espressioni degli occhi, la gestualità, la mobilità della faccia, no? Perché spesso, cioè, noi attori diciamo possiamo interpretare di tutto, però magari il tempo fa sì che poi il tuo volto assume una certa caratteristica e di conseguenza magari il tuo viso è più dà un'immagine più di non di dramma, ma comunque di serietà, no? E quindi dalla serietà diventare poi anche divertente, ironica e giocosa e anche un po' pazza, un po' folle e anche un po' nevrotica come la nostra povera Palmira, perché giustamente si ritrova a dover imparare a vivere in un contesto che non le appartiene, non lo vuole, con una influencer pazzesca, insomma, che mi sottoponeva a degli esami veramente tortuosi e complicati. Ma devo dire che Max Nardari è riuscito a trovare in una sintesi tutto quello che è veramente la vita che noi stiamo vivendo, no? Anche il discorso dei messaggi vocali, io lo trovavo veramente divertentissimo, questa cosa che ormai andiamo per strada e clicchiamo e sentiamo, no? Mentre tutta la gente ci passa intorno, noi ascoltiamo la voce di qualcuno che chiaramente qualcuno che ci passa accanto automaticamente sente perfettamente, perché magari non vuoi tenere il cellulare accanto all'orecchio perché ti brucia l'orecchio, non hai magari le cuffiette, poi io detesto le cuffiette e quindi tutti sentono tutto quello che viene detto anche da altri, quindi c'è una condivisione, devo dire, della propria intimità senza esserci poi invece una vera sostanza. Quindi noi ci siamo preparati, ci siamo visti, ci siamo incontrati, abbiamo mangiato insieme a pranzo, a cena, ci siamo parlati, abbiamo impostato in un certo senso un po' questi personaggi proprio per poter arrivare poi sul set, anche perché arrivavamo su un set dove non conoscevamo nessuno, una troupe nuova, meravigliosa, portata avanti da Tony Roma, quindi ci siamo trovati con un'equipe completamente nuova, a noi sconosciuta, doversi abituare a dei tempi anche molto stretti, dove non c'era la possibilità di slittare oltre, perché chiaramente andavamo fuori dai giorni di normale produzione, sempre questa paura, oddio non ce la facciamo, oddio non ci sono i soldi, oddio dobbiamo lasciare. In una villa hollywoodiana eravamo, eh? Sì, villa hollywoodiana, grazie a Mara Giacomini Immobiliare che ha trovato questa villa e questi proprietari straordinari che ci hanno accolto, coccolati, festeggiati. Poi pensate, io sono vegana, quindi pensate quanta rottura di scatole ho potuto dare sia alla troupe, al povero Tony e ai nostri poveri ospiti, perché la Poggi non mangia questo, la Poggi non mangia animali, la Poggi non può mangiare quello che normalmente il catering porta, quindi insomma ero anche un po' una Palmira rompiscatole, no, devo dire, però c'è una tale affinità tra... Però sei molto umana, molto simpatica, abbiamo un ottimo feeling, quindi veramente abbiamo avuto un'attrice protagonista fantastica. No, vabbè. No, ci tenevo a dirlo. Io mi sono divertita rivedendomi, anche ripeto, poi non mi piaccio mai, ho sempre da criticarmi e sono più abituata in effetti, devo dire, a vedermi in ruoli in cui do emozioni di pianto o di drammi profondi, quindi vedermi in un ruolo non comico però così brillante mi diverte molto, mi piace molto, spero di poter continuare, visto che comunque i miei esordi erano dalla commedia. No? Io spero che continui, che è una verve comica veramente irresistibile, ma come hai sottolineato giustamente tu nello sguardo e nella mimica facciale, io ogni inquadratura, spero veramente che questo corto diventi un lungometraggio, perché meritate, anche i vostri personaggi sono eccezionali, no? Ci sono tante intuizioni, tante cose, abbiamo visto tanti applausi a scena aperta, è bellissimo, no? E questi momenti secondo me meritano di allargarsi un po',
Beh sì, ci auguriamo di poter trovare i finanziamenti giusti. Devo dire che è stato anche un lavoro molto creativo, perché sì, poi abbiamo costruito durante le scene, no? Perché avendo anche una partecipazione notevole di comparse, di amici, di ragazzi e ragazze che sono venuti, chiaramente per noi attori è sempre nel confronto, per cui magari la scena doveva essere girata in un certo modo, ma quando eravamo lì in piscina la drammaturgia di un copione non è che mette per didascalia poi Palmira deve chinarsi o deve guardare, quindi no, anche tutte quelle scene in cui sì sono venute fuori improvvisate, prendevo in giro, sì, prendevo perché in giro. Veramente è così, noi siamo così, non ce ne rendiamo neanche più conto, ma andiamo in giro selfie sì, infatti. No, tutte queste faccette, che siamo veramente ridicoli, io compresa, per l'amor di Dio, perché poi è una parodia sui social, mamma mia quanto è scomoda sta poltrona, stare in pizzo, perché sennò non poi mi accascio. È una parodia sui social, e poi fatto che Daniela è così signora, signorile, con queste faccine, mi divertiva molto, quindi secondo me è una verba comica. Non posso, ma come... Come una verve comica hanno i nostri attori Attilio Fontana e Cristian Fornaser, che veramente mi hanno sorpreso, perché io avevo visto a teatro entrambi, ma sono veramente bravi anche come velocità di battute. Prego, a voi l'esperienza. Scusami. Ma la cosa bella secondo me è questo essere tre, compreso il regista, quattro patologici, no? E quindi questa patologia finalmente, perché gli attori sono patologici, non lo dicono, cerchiamo di fare... E quindi era bello poter usare, grazie all'alchimia che c'è anche tra noi, insomma con Daniela abbiamo fatto una tournée bellissima teatrale, con Clizia, come vedete abbiamo delle bellissime complicazioni. Quindi questo poter fare il jazz quando incontri musicisti che conoscono gli accordi, ed è stato bello proprio scoprire, come diceva Daniela, delle cose proprio durante la scena, cioè cercare di improvvisare, che era, come dicevi tu, anche il bello della commedia che vedevamo, no? Quando eravamo più piccoli noi, dove gli attori avevano una sorta di battuta, canovaccio, però si poteva debordare, rientrare, uscire con il ritmo. Quindi questo gioco è stato veramente godurioso, e vedere che ritorna al pubblico, devo dire, ancora di più. Arrivare in coda, devo dire che io sono d'accordo con quello che dicono i miei compagni, perché sono compagni di viaggio, alla fine quando si lavora insieme è così. Rivederlo, perché noi avevamo avuto già la possibilità di vederlo, devo dire che è drammatico questo corto, è veramente drammatico, perché dopo essere andato sotto il primo strato, che è divertentissimo, io Daniela, ti giuro, scoprirti qui è stato stupendo, perché io ti avevo vista a teatro, ho visto, conosciuto la tua parte drammatica, la tua parte più oscura. Però vederti qui è meraviglioso, sei veramente divertente. Però siamo andati sotto con la seconda visione ed è drammatico. Max, hai scritto un film drammatico. Fine, non me ne sono reso conto. Sì, devo dire di sì, perché effettivamente siamo questa cosa qui. Il mio personaggio è la superficialità fatta persona, e devo dire che io quando affronto un personaggio la prima cosa che mi impongo è di volergli bene. Le voglio bene, ma ne riconosco i grandissimi limiti, e la cosa mi spaventa molto, perché una parte di noi è questa cosa qui. E è stato un viaggio meraviglioso, perché la squadra è grande, è stato bellissimo, e quello che secondo me ha salvato ed è stata la chiave per questo, non lo so, ad impatto, si vuol bene a questo corto, è proprio la follia che risiede in ognuno di noi. Max in primis è il più folle di tutto, la follia ci salva, e questa cosa me l'ha insegnato quest'uomo qui, devo dire. Io ero felice di considerarmi una persona serafica, posata, programmata, mi ha detto guarda che la follia ci salverà, ed è vero, la follia ci salverà, ed è anche la cosa che ci insegna ad essere elastici, flessibili nella vita. Quindi mi è arrivato questo copione, in realtà è stato grazie a Daniela, che ha fatto da ponte tra me e Max, e ho letto e ho detto wow, qua dentro c'è qualcosa, e vederlo nascere, vedere questo figlio di Max in questa gestazione di quasi 12 mesi, no? Sono passati, sì, quasi. No, forse da no. Quando ne ho parlato molto con voi, di più sì. Da quando ne ho parlato con lei prima, da sì. Quando, sì. Da quando è partita l'idea, mamma mia, insieme, devo dire, a un certo punto quando lui mi fa, dice guarda non ti preoccupare, adesso stiamo aspettando la risposta della Film Commission del Veneto, gli ho detto sì, guarda, prima che io diventi nonna di Palmira, perché...
Tra un po' non la nonna posso di Palmira. Più. Palmira non la posso più fare, però posso sempre fare la nonna di Palmira, che anche lei è entrata in coma, chiaramente. Quindi Max, vedi di trovare i fondi per fare il film immediatamente, perché vedi, gli attori sono contenti di questo. No, beh, sì, Max, mi ci hai dato questa notizia così poco fa, c'è questa idea, noi piace moltissimo. Perché era già successo, dicevo, con la famiglia Soquadro, quindi perché non farlo succedere ancora? Tu con sei un... abbastanza folle per riuscirci, Max. Grazie. Questo apprezzo molto, ma è una follia, anche una follia estremamente costruttiva, perché poi no, si ma fa certo, sì, certo, sì, certo. Lui dorme 3 ore a notte, perché tutto il resto cerca di mettere 100 insieme. Cose sì, è una follia insieme. Lucida, diciamo, nel senso, sì, nel no, senso follia, che dalla scrittura certo, la creatività, il non essere dentro gli schemi, comunque no, liberi, questa è la cosa che ci ha unito, penso sì. Tutti e quattro, no, sì, noi penso di sì. E anche il fatto di pensare di fare una cosa così un po', come dici tu, è drammatico di fondo, è vero, sì. Rivedendolo qua in grande, tra l'altro bellissimo vederlo in grande così, vedo che comunque siamo tutti proprio all'eccesso, anche a questa sì. Festa dove la gente sì. È completamente folle. Non so folle. Che quale sia il passo successivo, capito, questa cosa. Penso che dovremmo tornare al presente veramente. Beh, se sì. Pensate che l'altro giorno ne parlavo con una, sono stata l'altra notte da Marzullo, c'era la professoressa Anna Bisogno, che insegna cinema, televisione e teatro all'università, a un'università di cui non mi ricordo il nome perché non sono una delle tre classiche, e mi diceva che ormai anche nei fatti di cronaca, quando la prima cosa, quando viene uccisa una donna, la prima cosa che viene fatto immediatamente è andare a vedere sui social, cioè non fanno neanche un'indagine a casa, anagrafica, no, niente, social immediatamente per vedere che faccia, che fotografia ha postato, che commenti ha ricevuto, con chi ha interagito. Quindi i social sono diventati praticamente quasi non la nostra anima, no, però un deposito della nostra anima. Vita. E questo un po' dovrebbe, come dire, far paura, no? Sì, è un po' terrorizzarci e dirci forse è il momento che ci dobbiamo fermare. Ma poco fa ho fatto un'intervista con Tonino Pinto e mi diceva che è stata fatta un'analisi su tutti i film presenti qui a Venezia, almeno fino ad ora, che incredibilmente sono tutti film che tornano agli anni 80 senza telefonino, senza cellulare. Ah, quindi come se ci fosse una forma di necessità di tornare a ieri per recuperare una parte di noi. Un po' probabilmente sarà stato il discorso del Covid, che due anni di come dire, equilibrio tra vita e morte ci ha riportato a prendiamo in mano la nostra vita e cerchiamo di capire chi siamo, che cosa abbiamo fatto finora e dove vogliamo andare domani, quindi anche forse diventare un po' presenti a noi stessi, ed esatto. È infatti il nostro ritorno al presente, cioè un presente che è interiorità, che è essenza, che è la nostra anima, che cosa veramente vogliamo essere, perché se noi vogliamo essere semplicemente noi ormai, io poi ormai sono la nonna di Palmira, quindi non parlo neanche più, ma voglio dire, se fossi la giovane Palmira direi che cosa voglio del mio domani, che cosa voglio del mio futuro, che cosa voglio essere, no? A questi giovani, a questi bimbi, che cosa lasciamo, che cosa insegniamo? Ecco la mia parte drammatica che esce subito. Toglietemi il microfono. No. Vabbè, più che parte drammatica è una parte, insomma, è importante parlarne, perché è un tema sociale importantissimo, quindi noi non vogliamo demonizzare, ma vogliamo anche far capire che i social sono utili se utilizzati in un certo modo. Qui c'è la follia totale, come abbiamo detto, no? Max, ma ti posso chiedere, come sceneggiatore e regista, come hai avuto questa intuizione, che secondo me è folgorante, di staccare la spina? Perché ormai c'è questa follia, questa nevrosi, che però è socialmente accettabile, perché ce l'abbiamo tutti, questo virus l'abbiamo contratto tutti, e quindi ci conviviamo, magari ne parliamo, però continuiamo tutti comunque ad andare in giro con questa estensione biomeccanica. Questa idea di staccare la spina, riavvolgere il nastro e proiettare una persona dagli anni 90 ad adesso, che vede appunto tutto insieme la fine di questa evoluzione o per certi versi del degrado, come ti è venuta questa idea? L'idea di fare questo passaggio? Questo passaggio, proprio staccare la spina, riattaccarla e riaccendere l'immagine dagli anni 90 a oggi, e quindi vedere tutti insieme i risultati di questo lento processo di evoluzione tecnologica, che però è arrivato a questo punto a invadere completamente le nostre vite. Nella festa si vede che le persone non parlano tra di loro, hanno tutti il telefono, e infatti la Palmira è sconcertata.
è bellissimo anche proprio come fisicità, che anche come dà il senso di smarrimento. Lei sembra quasi che non sappia come muoversi in mezzo a queste persone, perché vede gli automi tutti che non interagiscono tra loro, ma parlano con uno schermo. Sì, io questo tema l'avevo affrontato già col film La mia famiglia so quadro, che avevo presentato insomma qualche anno fa, e che è uscito, che parla di un bambino che appunto vede che tutti hanno il telefonino e lui no. In questo caso Palmira è un personaggio che viveva in un altro mondo, e mi piaceva molto questo passaggio di tempo. Come fare ad azzerare 30 anni? Ne parlavamo poi con Fausto Petronzio. Con FaceApp. Che ti frega, Palmi. Infatti io all'inizio gli ho detto non va, no, perché all'inizio è stato molto bello, gli ho detto no, ma scusami, voglio fare quella di 25 anni, no? Chiaramente non lo posso fare io, anche con tutti gli scotch che posso mettere, insomma, 25 anni. Cioè, però la volevi farla che, all'inizio, no? Allora gli ho detto senti, però potresti fare un lavoro di post produzione, potresti prendere il mio, la mia faccia, no? Da 25enne ci fai un, ce la metti, però è un lavorone e quindi sarebbe stato complicato. Per cui pensate adesso, se noi immaginiamo che prenderanno anche gli attori virtuali, vengono tutti ricostruiti, e poi questa cosa che a me personalmente fa veramente paura, perché ho anche delle amiche colleghe e ogni volta le chiamo, no? E le dico senti, ma scusami, ma che crema hai messo, ma che trucco hai fatto, ma non hai più le tue sopracciglia, ma tutti con sto face up, allora non c'è più una persona che abbia la faccia vera. Cioè quando si fanno i selfie, cioè tutti hanno l'applicazione sul cellulare che ti toglie l'occhiaia, che ti toglie le rughe, che ti allarga gli occhi, che ti mette il trucco. Tu ti fai il selfie appena ti sei svegliata e poi si fanno mettere il trucco dal face up. Ma io dico, questa è una, cioè, ma è veramente una follia, pensiamoci, ragioniamoci, no, più che altro un attimo. Questa cosa porterà, secondo me, adesso non facciamo sociologia, ma porterà le persone a non uscire più di casa. Ancora di più, perché avrai, se poi si vedono allo specchio. No, ma timore di mostrarti a chi ti sei mostrato in un altro modo. Ma infatti io dico sempre, ma se tu vuoi incontrare un uomo, no? Che cosa fai? Poi c'era quel bellissimo Grace and Frankie, che mi sono veramente... Bello, la serie, stupenda. Mi sono impazzita a vederlo. Jane Fonda è meravigliosa quando incontra a un certo punto lui, no? Fico da morire, che vuole andare a letto con lei, e lei è terrorizzata perché lei ha i tiranti, ha la mezza parrucca, ha le ciglia finte, eccetera, e quindi comincia a togliere tutti i pezzi, no? Allora io dico, che cosa fanno queste ragazze? Cioè questa, la bellezza non deve nascere da solito retorica, per l'amor di Dio, ma la bellezza non è quello che appare, la bellezza è quello che sei dentro. Se tu dentro sei una deficiente, se sei una persona che non anima, che, se sei una persona che non ha nessun valore, non ha obiettivi, non ha ideali da raggiungere, non vuole costruire dentro niente, ma quanto puoi essere bella? Cosa e per porterà? Quanto? Qua abbiamo quindi dell'essenza, ma anche della bellezza, perché insomma loro la coppia più bella d'Italia, ormai soprannominata così. Daniela, una bellissima, da pop star a attrice drammatica, perché hai fatto anche pop star. Beh, hai anche cantato, insomma, ricordiamo Cielo, qualcuno l'ha sentita prima, sì, quando è vero? Non dimentichiamolo, quindi siamo comunque poi molto poliedrici. Crizza anche scrive libri, Attilio canta, Antero è conosciutissimo, insomma, anche facciamo perché tutti, facciamo mille molto cose. Poliedrici, però in questo film ognuno ha avuto il suo ruolo, direi, quindi penso che no, l'avete apprezzato. Sì. Quindi fate un passaparola per Ritorno al Presente, perché noi faremo dei festival e vogliamo trasmettere questo messaggio, non soltanto quindi mostrare il corto, ma tra l'altro vederlo qui mi è piaciuto molto anche i colori, Mattia Gri, la fotografia, il gruppo di Vittorio Veneto, bravissimi, le 400 colpi di Elisa Marchesini e, come abbiamo detto, gli stossi sponsor che ci hanno creduto. Quindi è un lavoro fatto veramente bene, sono contento, la confezione del progetto è buona, insomma ci abbiamo lavorato e lei ha apprezzato, noi non ci conoscevamo, quindi non è stata pagata per dirlo. Assolutamente. A un certo punto nell'intervista ho detto, ma quanto sarebbe bello tornare al piccione viaggiatore, anche perché così almeno, pensate mamma, quanto tempo per noi potremmo ritrovare, quanto tempo per noi che buttiamo veramente, perché poi siamo tutti coinvolti, chiaramente. Anzi, scusami, andiamo subito a postare, per favore, perché andiamo subito a postare. Beh, allora non so, dobbiamo lasciare. Sì. Tanto ringrazio, grazie, te che grazie, ci hai dato. Grazie. Evviva Daniela Poggi! Evviva, bravissima Daniela! Viva Daniela e Crizza Fornasier! Oltre a essere bella, brava,
e insomma grande scrittrice Attilio Fontana. Seguiteci sui social. E poi Marta Zoe, vuoi dire qualcosa in chiusura? Grazie a tutti, grazie per essere qui. Grazie per la tua recensione. Troppo buoni, no, veramente sincera. E ci vediamo, la vita di questo corto adesso proseguirà. Marzullo andiamo pure. Speriamo, anch'io sono diciamo, un critico che partecipa la notte, a tarda notte. Su Rai 1 parliamo di cinema, è sempre bello parlare di cinema. E ripeto, io penso che la vita di questo corto intanto continuerà, Roma, altri festival, Casa del Cinema, presentazioni. E poi veramente io vi auguro di cuore di vedere questa esplosione, questa rosa già sbocciata deve diventare un lungometraggio. Ma Palmira, io voglio il lungometraggio. Ma che brava, okay, guarda, tutti a dire okay, dove... viva, ritorno al presente. Ah, è impazzita Daniela. Dobbiamo, vai, uno, due, tre. Viva, ritorno al presente. Ok, e ora lo facciamo di qua. Lo facciamo di qua e poi c'è il brindisi. Sei pronta? Stai girando? Uno, due, tre. Viva, ritorno al presente! Evviva! Grazie.